Salve a tutti ragazzi, sono GBM e sono più euforico del solito. Oggi è un giorno molto speciale. Infatti sto per annunciarvi, per presentarvi qualcosa di davvero straordinario. A Kind of Magic 2016. Cos'è? A Kind of Magic è un mega contest di quelli che non avete mai visto finora. Ci saranno dei premi straordinari che scoprirete all'interno di questo video. In questa lunga battaglia a colpi di magia non sarò solo a giudicare i vostri capolavori, ma sarò affiancato da due colleghi amici maghi, che sono Max dell'Asso della Manica e Berna. Colgo l'occasione per ringraziarli entrambi di avermi reso partecipe di questo incredibile contest. Quindi grazie. Detto questo ragazzi, adesso vi lascio al video, la spiegazione, e a dopo! Ok, per partecipare al contest dovete fare alcune semplici cose. Uno, iscriversi ai nostri tre canali, che sono il mio, GBM, assonellamanica.com, che trovate tutto ovviamente in descrizione. Il secondo è mettere le iscrizioni visibili in modo che possiamo controllare chi partecipi, mettere mi piace a questo video così sappiamo più o meno quante persone partecipano, e poi fare un video con cui partecipare a questa, che è la prima fase del contest, prima di tre. Questa fase durerà esattamente un mese e sarà una fase eliminatoria. Dovrete commentare sotto questo video sul mio canale, quindi sul canale di Berna, con il link del video con cui volete partecipare. Può essere un video nuovo oppure un video già fatto. In ogni caso dovrete mettere nel titolo il nome di questo contest, ovvero A Kind of a Magic Contest 2016. È anche obbligatorio mettere nella vostra descrizione quello che scriviamo nella nostra descrizione. Quindi dovrete fare copia e incolla della nostra descrizione e metterlo nella descrizione del vostro video. Come ho detto, questa fase del contest è una fase eliminatoria che dura un mese e bisogna passare con due voti su tre di noi giudici, che siamo io, Gabri e Max ovviamente. Per questo contest metteremo tre premi, quindi ci saranno tre posizioni. Il primo potrà scegliere uno tra i tre premi, il secondo tra i due rimanenti e il terzo si prende quello che rimane. Il mio premio sono il Function 9 di Cullen Morelli. Più un bellissimo mazzo di Madison Dealers, versione 2 rosse. Vi do un piccolo consiglio: se pensate di poter vincere, non usate il vostro effetto migliore per questa fase, che è soltanto eliminatoria. Usatelo per la prossima, che è la fase decisiva per decidere i tre vincitori. Anzi, adesso passo proprio la parola a Max, che vi parlerà meglio della seconda fase. Buongiorno a tutti dall'assolamanica.com, benvenuti alla seconda parte di questo splendido contest. Dunque, dopo una prima fase eliminatoria, quella gestita da Berna e che vi ha spiegato poc'anzi, dunque dopo questo primo mese di eliminatoria, si entrerà nel cuore pulsante del contest. La parte più difficile sarà gestita nel mio canale e durerà più o meno una ventina di giorni. Qua dovrete dare veramente il meglio di voi. Vogliamo un video fatto bene, professionale, di qualità, ma soprattutto dovete usare il vostro cavallo di battaglia, dovete usare il vostro effetto migliore per convincere i tre giudici. In effetti questa è, diciamo, una fase di merito. Ogni video che sarà postato poi fra un mese nel mio canale sarà giudicato in maniera numerica come a scuola, proprio un voto dall'1 al 10 da parte di ognuno di noi. Dunque, poi alla fine di questi 20 giorni la somma di questi tre voti darà una graduatoria e solo i primi tre passeranno all'ultima fase. I primi tre che poi saranno i vincitori effettivi del contest, quelli che avranno il premio in mano. L'ultima fase si deciderà chi sarà il migliore, chi il secondo e chi il terzo di questi tre, ma ve lo spiegherà il buon Gabriel Border Magic fra poco. Per quanto riguarda noi, come ho detto, date il meglio di voi, dovete convincerci, dovete veramente fare un bel video e un bel gioco, anche perché in palio metterò un paio di chicche per voi. Dunque, per quanto riguarda l'effetto, quello che io metto in palio è qualcosina, ecco qua, di Shin Lim, un bellissimo effetto, si chiama Tail Switch. Thank you.
Invece, per quanto riguarda il mazzo di carte, ho voluto proporre qualcosa che veramente ho visto e amato da tutti. Veramente una piccola chicca per voi dal buon Chris Ramsey. Ta-da! Eccolo qui, il buon Carpe Noctem. Per cui, ragazzi, premi ricchi, forse tra me, Berna e Gabriel. Stiamo fornendo premi per veramente il più ricco contest di magia mai realizzato su YouTube. Per cui, come ho detto, partecipate numerosi. Ora passo la parola a Gabriel Bored Magic che ci spiegherà poi il funzionamento della terza e ultima fase di questo contest. Per cui, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio e a te, Gabriel. Ed eccoci alla fase 3, la fase finale, la fase che si svolgerà interamente sul mio canale. A questo punto sarete rimasti soltanto in 3. Già arrivare qui sarà motivo di grande orgoglio e soddisfazione, perché tutti e 3 avete dimostrato di essere dei bravissimi esecutori. Ma per vincere il titolo di A Kind of Magic dovrete fare qualcosa di più dell'essere bravi esecutori, ma dovrete creare qualcosa di vostro, portare qualcosa di inedito uscito dalla vostra testa. Quindi vi chiediamo di fare quest'ulteriore step. Al mondo esistono tantissimi bravi esecutori, ma pochissimi creatori. E appunto, per diventare il campione di A Kind of Magic dovrete essere anche dei bravi creatori. Adesso entriamo nel dettaglio e vi spiego come verrà decretato il campione di A Kind of Magic. A differenza delle altre 2 fasi, in cui eravamo noi giudici a decidere chi passava il turno, in questo caso per decretare la classifica primo, secondo e terzo posto sarà il pubblico. E in che maniera? Quando uscirà il video che annuncerà l'inizio della finale, i finalisti lasceranno nei commenti i loro link con i video, ok? Come si fa sempre nei contest. Soltanto che il pubblico dovrà lasciare un commento con il nome del loro preferito. Il nome è il minimo, ma potete anche commentare giustificando la vostra scelta. Detto questo, al termine dei 5 giorni dall'inizio della gara, perché durerà 5 giorni la fase finale, chi avrà più commenti vincerà A Kind of Magic. Ma adesso parliamo del mio premio. Allora, negli anni ho creato diversi effetti, la mia passione è creare effetti, e ne ho creati davvero tanti, ma questo qui è un effetto che adoro in particolare, è un doppio effetto, che amo davvero tanto perché ha un impatto sullo spettatore incredibile. Inizialmente si fa una previsione, okay? E subito dopo si entra nella testa dello spettatore. Vi invito a guardarvi proprio il video dall'inizio alla fine in modo da comprendere davvero la potenza di questo effetto che potrete vincere. Detto questo, oltre all'effetto darò anche un mazzo di carte che non specifico quali sono perché sarà una sorpresa. E quindi questo è quanto, ragazzi. A questo punto, ragazzi, spero che sia davvero tutto chiaro. Vi faccio un grossissimo in bocca al lupo e non vedo l'ora di vedere i vostri capolavori. Cercherò di dare il massimo, ma mi raccomando, anche voi date il massimo.